Il corso di laurea in Scienze del Turismo a indirizzo manageriale ti offre una preparazione appropriata per inserirti nelle aziende e nelle strutture che operano nel settore turistico. Durante il corso potrai acquisire le capacità manageriali necessarie, ma studierai anche i legami fra turismo e società. Il corso prevede discipline dell'ambito aziendale, economico, storico, geografico, culturale, statistico, sociologico e giuridico. La durata è di 3 anni, ciascuno suddiviso in 2 semestri. Gli esami da sostenere sono 17. Sono previste anche attività formative a scelta libera e una prova finale per 180 crediti complessivi. Il corso è ad accesso libero. Prima dell'iscrizione dovrai sostenere un test di valutazione composto da 40 domande a risposta multipla su cultura generale, attualità, economia, diritto, storia, geografia, storia dell'arte e letteratura italiana. Solo se il punteggio ottenuto al test risulterà particolarmente basso, ti verranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi che potrai assolvere nel corso del primo anno secondo le modalità che troverai sul sito del Dipartimento. Al termine del percorso di studi, una volta conseguito il titolo, potrai accedere a diverse posizioni lavorative in aziende e in strutture operanti nel settore turistico. Se invece vorrai proseguire gli studi, potrai iscriverti al corso di laurea magistrale in economia aziendale, percorso di Tourism Management, o a quello in economia e commercio. Il Dipartimento sostiene e incentiva la mobilità internazionale mediante accordi Erasmus con molte prestigiose università europee ed è stato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2018-2022. Ogni anno il Dipartimento premia le migliori studentesse e i migliori studenti. A presto allora e in bocca al lupo!